A Vezzano, in provincia di Trento, per un evento legato al premio Montagna Avventura, e Daniele De Francesco, che è stato il vincitore della scorsa edizione testimonial di quest'anno, ha intervistato per noi i partecipanti. Allora Luisa, come mai siamo qui oggi? Oggi Daniele siamo qua per divertirci con Parole Appese. E che cos'è Parole Appese? È una manifestazione che permette a tutti i ragazzi come te di arrampicarsi su questa meravigliosa parete attrezzata e poi, una volta scesi a terra, di provare a scrivere le proprie emozioni in un piccolo racconto. E con questo racconto si potrà partecipare a Montagna Avventura, al concorso? Assolutamente, certo. Anzitutto, quando arrivate qui, vi togliete le scarpe. Vi appoggiate con i piedi in alto qua al muro e cominciate a scrivere. Cos'è che hai scritto? Di che cos'è che hai scritto? Io ho scritto una storia inventata da me con che il personaggio era le sorellastre di Cenerentola. Parlava di SpongeBob che andava su in montagna e dopo un po' ha incontrato il mostro di Loch Ness. Mary Poppins si deve arrampicare su una montagna e portare uno spettro stregato in una caverna. La vita è un racconto in sé, saper raccontare quindi significa capire un po' più della nostra vita. Perché ti piace scrivere? Perché tutte le cose che ho in mente le scrivo sul quaderno e dopo me le vedo riscritte sulle pagine. Ma Lorenzo, come mai bisogna farlo così con le gambe in su? Perché così i bambini imparano a guardare le cose da un altro punto di vista. E guardare le cose da un altro punto di vista significa poter appunto immaginare di essere la nonna di Cappuccetto Rosso, Hello Kitty o Biancaneve ad esempio. Questo è possibile se non solo i bambini scrivono, ma sono messi, si siedono in una maniera diversa. Imparare a vivere le cose in una maniera creativa significa sviluppare il pensiero creativo.